Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Yo Forbidden Memories. Oggi una puntata particolare perché andremo avanti con la storia. Però prima vi voglio aggiornare su un altro discorso che vi ho fatto nelle puntate precedenti. Ci ho riflettuto ed ho comunque notato che effettivamente la manipolazione dell'RNG sull'emulatore è ben diverso, per cui devo fare altri test, devo fare altre prove per riuscire a capire bene come far funzionare la manipolazione dell'RNG all'interno dell'emulazione, perché purtroppo sapevo farlo benissimo sulla PlayStation, in quanto sulla PlayStation avevi degli schemi ben precisi da seguire. L'emulazione invece purtroppo agisce in maniera diversa. Vi faccio vedere che nel frattempo ho comunque fatto delle sfide giusto per provare i deck, per provare le varie situazioni e per adesso mi sono fermato qua. Ciò che voglio fare oggi è continuare la mia campagna, perché continuando la mia campagna possiamo sbloccare altri personaggi, per così dire. E sbloccando altri personaggi avremo la possibilità di poterli sfidare in duello libero. Ne voglio sbloccare uno, non so quante puntate ci metterò per sbloccarlo, però ne voglio sbloccare uno e non appena sbloccherò quel personaggio, non vi dirò nulla. Appena sbloccherò chi mi interessa davvero, mi prenderò un periodo di pausa e comincerò a appunto farmare le carte che mi servono. Allora, cominciamo con Rex. Non è tanto male la situazione qua, a dire la verità. Non so se loro due posso unirli. Sì, bene. Ottimo. Per ora lo metto così. Diciamo che come carte non dovrebbero avere chissà che cosa. Però io cerco di essere sempre. Cerco di stare sempre sull'attenti. Bene. Cappellata storica. Allora, diciamo che le carte che ci troveremo ad affrontare adesso saranno ancora di un livello intermedio. La difficoltà arriverà nel momento in cui affronteremo i personaggi a partire, dal prossimo, se devo essere onesto. Nel frattempo ho guadagnato qualche carta in più che mi permette comunque di ottenere delle fusioni semplici, ma al tempo stesso forti. Per cui la cosa che mi preme principalmente è questa, ovvero ottenere, delle fusioni forti con, il minimo delle carte. Ok, primo incontro direi che lo abbiamo letteralmente asfaltato. Drago strisciante numero 2, figo, figo, drago che mi fa comodo. Allora, sistemiamo il mazzo. Guardate, tra l'altro, 1600-1200, un'ottima carta questa. Leviamo qualcuno che non mi serve. Vipera di fiamma, il ragno meccanico. Sì, levo questo. E mettiamo questa, che comunque è una buonissima carta. È dinosauro, io mi ricordavo fosse drago, invece è data dinosauro, quindi non posso unirla per formare il drago tuono bicefalo, che ovviamente è il focus principale del mio deck. Sarà il focus principale del mio deck. Con lui potremmo avere una grossa fortuna, perché potrebbe dropparmi una carta che ha ben 2200 di attacco.
ovvero Jirai Gumo Cranio. Lui la può giocare abbastanza spesso, per cui mi preme fare... Mi preme fare al più presto un mostro di tipo fuoco. Quindi per ora andiamo in difesa. Ok, non l'ha giocata, però vedete, carta da 1500. Bene. E così ci mettiamo la vittoria in tasca, perché lui possiede tutte carte che hanno solitamente debolezza al fuoco. Tutte carte insetto, erba, quindi direi che sono messo abbastanza bene. Bene. Ora solo Jirai Gumo Cranio potrebbe darmi problemi. Però se non attacca, sappiamo benissimo che non l'ha utilizzata. Qui non so se queste due si possono unire, a dire la verità. No. Ho fatto una bella cagata. Vedete, lui ha delle carte abbastanza potenti. Però non dovrebbe darmi problemi. Ovviamente. Però state notando già come il livello sia aumentato in modo vertiginoso. Qua non so se effettivamente mi funziona questa cosa. Vediamo. No. Vabbè. Pensavo funzionasse, invece non ha funzionato. Perché volevo creare lo spadaccino fiamma. Insetto base, peccato. Avrei sperato in Jirai Gumo, però avendo fallito tante fusioni, giustamente il mio rango si è abbassato. Peccato, peccato, mi sarebbe piaciuto ottenerlo subito. Continuiamo. Probabilmente faremo tre duelli in questa puntata. No. Tre o quattro duelli. Se vanno così bene possiamo farne anche qualcuno in più. May Valentine è una bella gatta da pelare. Ha delle carte abbastanza interessanti. Speriamo di avere... a portata di mano le fusioni giuste. Allora, incominciamo subito con un bel Cerbero. Cerchiamo di chiudere il match il prima possibile. Vedete? Lei già possiede carte decisamente alte. Lei già possiede carte decisamente alte. A livello base, quindi senza fusioni, senza tanti giri. Maledetto.
Benissimo, anche My Valentine. La possiamo sconfiggere tranquillamente. Speriamo di ricevere il drago delle arpie. Vediamo. Ah, Griffore, no, peccato. Drago delle arpie sarebbe stato interessante. Una carta con un buon potenziale. E tra l'altro è anche un drago. Quindi il drago è tanta roba. Allora, vediamo cosa abbiamo ottenuto. Anche se questo Griffore... 1200-1500, però è una bestia, per cui potrebbe essere interessante. Potrebbe essere assolutamente interessante. Ecco, togliamo queste carte che non mi interessano. Tutte quelle che ovviamente non posso unire non hanno senso di stare nel deck, quindi cerco di rimuoverle. No, vai. Facciamo l'ultimo contro Bandit Cates. Bene. Bandit Cates è abbastanza infame. Possiede l'unica carta che possiede alta è addirittura il Guardiano del Cancello, se non ricordo male. Che se la pesca, ovviamente, è un game over. Senza passare dal via. Allora, qua devo necessariamente cambiare le carte che ho, perché non sono assolutamente buone. Vedete? Può letteralmente attaccarmi con tanta bella robetta. Ok, noi fortunatamente abbiamo il nostro Cerbero. Diciamo che Cerbero nelle prime fasi del gioco, Cerbero ed Euripica Gremisi, possono essere delle carte che vi salvano dai guai. Possono essere delle carte che vi salvano dai guai. Ovviamente andando avanti nel gioco il target aumenta. Anche lui possiede delle carte molto carine che possono dare parecchi problemi se non abbiamo ovviamente il mazzo giusto con delle fusioni giuste. Io sono curioso di provare se il drago si unisce. Ah, perfetto, allora me lo valuta come drago. Ottimo. Un altro turno e dovremmo chiudere la faccenda. Benissimo. Speriamo di ottenere qualcosa di caruccio. No, la tredicesima tomba non è buona come carta, però va bene. Benissimo, abbiamo battuto anche Bandit Cates. Adesso la storia comincerà a svilupparsi, perché arrivando alle semifinali, alle finali ovviamente, il tutto diventerà un po' più difficile, per cui salvo, ovviamente. Vediamo che carta ho ottenuto la scorsa volta, perché... 1200, sì. È un mostro zombie alla fine, quindi potrebbe effettivamente essere utile al posto di Teschio Servo. Però niente di eccezionale. Ok, io direi che quindi per questa puntata possa essere tutto. Abbiamo fatto un bel po' di combattimenti giusto così, rapidi, indolori, per andare avanti con la storia. Proseguiremo adesso con le fasi finali e poi arriveremo finalmente al punto che
che mi interessa di più. Quindi, per il momento è tutto, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.